Il ritmo è l'architettura dell'essere, la dinamica interna che gli dà forma, il sistema di onde che emette all'indirizzo degli altri, è la pura espressione della forza vitale. Il ritmo è lo shock che genera la vibrazione, è la forza che attraverso i sensi ci afferra alla radice del nostro essere. Il ritmo si esprime con i mezzi materiali e sensuali, con linee, con colori, con superfici, con volumi, con l'architettura, con la scultura, con la pittura. Con gli accenti si esprime nella poesia e nella musica, e con i movimenti si esprime nella danza. E con tutti questi accorgimenti riordina tutto quanto l'esistente verso la luce dello spirito. Viene chiamato con un francesismo griot, morale, e il griot è un francesismo terribile, bruttissimo, perché non è cantastorie, perché cantastorie è una cosa un po' povera, un po' troppo popolare, significa maestro di parola, è maestro di parola. Chi era il maestro di parola della nostra cultura? Scommetto che lo conoscete tutti, non si chiamava forse Omero? Perché nel loro canto c'è tutto, c'è il racconto del bambino che nasce, del compleanno, della sposa, dello sposo, ma c'è anche l'epica. Perché il Dio non parla mai di sé, parla degli altri, e questa è la sua funzione, no? Ecco, quindi questo bisogna chiarirlo, perché altrimenti il Dio osserva e racconta, ti guarda, ti scruta, ti conosce e poi ti racconta. La storia dell'idea di una terra promessa per gli immigrati, eccetera, no? Però sotto c'è la speranza, che è fondamentalmente legato a quello che Kant chiamava la pace perpetua. Non si può fare pace perpetua se non ci sono dei griot che costruiscono, diciamo, il dialogo, che creano società, fanno comunità. Questi elementi che insomma mi portano a portare, diciamo, l'argomento su questo terreno che oggi è molto sensibile, quindi della diversità dell'altro, non lo so. Quando vogliamo conoscere gli altri dobbiamo andare a casa loro, ma è una metafora molto importante perché significa conoscere lo stile di vita, conoscere le tradizioni. Noi vogliamo aprire una piazza dove la gente incominci a ritmare, a sentirsi, dove c'è società. Non riusciamo a vedere la società, perché la società è stare insieme. La società non è stare divisi, la società non è stare etichettato, perché tu sei musulmano, tu sei cristiano, tu sei... No, la società è essere tutti umani e stare insieme. È possibile essere umani nel nostro paese? Thank you.
pensavo di conoscere delle cose, poi mi sono reso conto invece che non era così, e soprattutto per quanto riguarda l'Africa, che è un continente sconfinato. E poi ho capito una cosa, guardate, perché la cosa più fondamentale è dove siamo differenti, se siamo differenti, se c'è qualcosa che ci rende appunto altro e cosa invece ci fa essere uguali, no? Ci porta nello stesso spirito, diciamo, noi lo chiamo così, spirito umano, l'umanità. L'umanità è uguale dappertutto. Sono le tradizioni che si adattano all'ambiente, quindi c'è un adattamento all'ambiente. Questa, la cultura è quella, insomma, quello che cresce in quel momento lì, per quello che la terra dà in quel momento là. Ma i bisogni sono gli stessi. Si mangia, si dorme, si ama, si odia. Sono uguali dappertutto. Sia chi lo vuole da, come in cuore manco, le perle lunghi che ne aprigo. Cioè da soli non possiamo fare nulla, non siamo nessuno, ci vuole qualcuno che di fronte ci dice ciao, come stai, chi sei? E allora comincia lì a strutturarsi una personalità. Si comincia da bambini con i genitori e poi si passa agli altri. Ma si costruisce questa personalità nel rapporto con l'altro, è impossibile, e ovviamente in questo non c'è colore della pelle, non esiste proprio. Comunque, tornando a noi e tornando alla musica, grazie Patti per mi dare questo stimolo, perché vorrei cantare a loro. Ti ricordi che abbiamo fatto quel lavoro sull'analogia tra questo meraviglioso brano appunto del Medioevo senegalese, l'Impero del Mali, con un canto gregoriano nello stesso identico periodo, stiamo parlando di circa il XI secolo. E questo brano è una sequenza. Le sequenze, dovete sapere, per chi non lo sa comunque, che sono state l'incipit di quella che è stata una poetica che poi si trasformerà in quello che noi chiamiamo il Dolce Stil Novo. Va bene? Allora, che diventerà appunto, canterà l'amore profano, appunto l'amore verso una donna che poi deve somigliare alla Madonna, eccetera. Però togliendo l'aspetto teologico di questa sequenza, che è la sequenza dello Spirito Santo, Veni Sancte Spiritu, io mi riferisco allo spirito puro in quanto tale, non al senso appunto religioso dello Spirito Santo, in senso teologico, ma allo spirito del mondo, allo spirito di ogni essere umano, no? Bene. Veni Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis tue radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Clordium. Consolator Optime, dulcis hostium, Sangina unya da belle, sangibare da jada belle, sangina unya da belle, sangibare da le jada belle, santamba unu jadu unu, delume jada jino hoto lagun. Thank you.
ci dimentichiamo una cosa, in questo passaggio, questo Mediterraneo, questa nostra cultura, non è liquidabile così facilmente, insomma, con questo terrore che viene instillato, insomma, non ci dimentichiamo che noi siamo stati colonizzati da un turco, si chiamava Enea.